Dov'è? Dov'è che non la trovo? Sarà qua. Dov'è? Sarà qua dentro. No, forse sarà qua dentro. No, dov'è? Mi sai dire dov'è la mia motivazione che non la trovo? Fermati, non rispondere. Tu non puoi sapere dove io posso trovare la mia motivazione. Christian, voglio iniziare, ma non riesco a trovare la mia motivazione. Come faccio? Mi puoi aiutare? L'aiuto più grande che io ti posso dare è che io non ti posso aiutare a trovare la tua motivazione. Sei tu che devi trovare ciò che ti motiva all'azione, per poi poterlo utilizzare come leva per raggiungere il tuo obiettivo. Quindi, in questo senso, io non ti posso aiutare, ma posso aiutarti a capire come fare. Posso aiutarti e darti gli strumenti necessari per trovare ciò che ti motiva all'azione. Tieni bene a mente che i motivatori non esistono, o meglio, i motivatori sono quelli che fanno il tifo per te. Ma non sono quelli che fanno il lavoro per te, che fanno il lavoro al posto tuo. Ti voglio fare ora degli esempi per aiutarti a capire, dato che funzionano sempre molto bene. Giacomino fa un lavoro che lo opprime. Tutti i giorni al lavoro viene trattato male, viene pagato poco, ci va senza voglia. Ma a casa ha una famiglia che lo aspetta. Ha dei figli che mangiano solo grazie alla pagnotta che lui porta a casa. Quindi Giacomino ha due possibilità. O trova l'idea del secolo per sbancare il lunario, oppure continua a fare il lavoro che sta facendo, ma ti garantisco che in ogni caso lo fa volentieri alla fine dei conti. E sai perché? Perché a casa ha ciò che lo motiva all'azione, i suoi figli. Quindi ogni giorno, nonostante tutto, continua a fare quella vita e sarebbe disposto a fare molto di più. Perché questo? Perché a casa ha i suoi figli, ha ciò che lo motiva all'azione e questo motivo all'azione è fortissimo. Un altro esempio. Io, fino a qualche anno fa, ero posseduto, ti dico la realtà, posseduto da una psoriasi incredibile. Tutto l'anno, tutti i giorni, creme su creme, soldi su soldi, ed ogni volta che andavo da uno specialista mi sentivo dire non c'è nulla da fare. Mi sono chiesto, è possibile? Allora ho iniziato a studiare come un pazzo il tema. La psoriasi è causata dall'infiammazione. L'infiammazione è causata in gran parte dalla tua alimentazione e dallo stile di vita che fai. Quindi, se elimino tutto ciò che causa infiammazione e miglioro drasticamente il mio stile di vita, potrei guarire. E così è stato, la psoriasi è sparita. Zero soldi, zero medicine e zero medici. Il mio motivo all'azione è stato per me devastante, non volevo più essere oppresso da questa malattia. E quindi mi sono adoperato per sconfiggerla. Non ho pianto tutti i giorni, mi sono adoperato tutti i giorni per sconfiggerla. È una scelta, come sempre. Come vedi, se ciò che ti motiva all'azione è fortissimo, vieni mosso da quello. Non importa nulla. Continui come un trattore lungo il tuo percorso, non c'è niente da fare. Se invece ciò che ti motiva l'azione è futile, ha poco significato, della serie voglio dimagrire per quest'estate, poi dopo torno a mangiare come prima, farai molta poca strada, garantito. Voglio imparare a mangiare bene perché sta arrivando l'estate, non mi far arrabbiare. Voglio imparare a mangiare bene così per i prossimi 3 mesi avrò un fisico top, poi ci ripenserò il prossimo anno, non funziona. Oppure, ancora più spesso mi capita questo, voglio imparare a mangiare bene perché, boh, non lo so, qualche consiglio su cui puoi posare la tua attenzione. Tutte le malattie degli ultimi 30 anni sono in gran parte dovute al tuo stile alimentare, quindi puoi morire. Hai dei figli? Loro potrebbero avere bisogno di te 10, 15, 20 anni in più. Tu potresti aver bisogno di loro 10-15 anni in più e vorresti stare con loro 10-15-20 anni in più, ma non solo perché sei in vita, perché sei in forma e ti puoi godere quegli anni. Ora che non hai nulla, sei in tempo ed è molto più facile rispetto a che iniziassi a preoccupare di questa cosa quando ti è già sorta la malattia. Se devi fare una maratona, è molto meglio iniziare insieme agli altri piuttosto che partire un'ora dopo, o sbaglio. Quindi, insomma, potrei andare avanti all'infinito. Trova il tuo motivo all'azione, ognuno al suo, ce ne sono infiniti, ma deve essere ben chiaro, ben definito, rendilo ben vivido nella tua mente e fatti muovere da questo ogni giorno. Devo fare una scelta piuttosto che un'altra, non lo faccio perché sennò ingrasso un chilo, faccio questa scelta perché nel lungo periodo ho quell'obiettivo. Questa è la chiave. Mangi bene e non mangi da schifo, non perché tra un mese arriva l'estate, ma perché vuoi essere in forma nel lungo periodo. Allora sì che funziona, altrimenti ti garantisco che mangi da schifo anche a sto giro. Trova il tuo motivo all'azione e allora sì che può funzionare quello che stai facendo.